Don Alberione è stato un uomo coraggioso che all'inizio del secolo ha saputo dare alla Chiesa l'impulso di assumere i mezzi di comunicazione sociale per l'evangelizzazione. Don Alberione ha fondato quella che lui chiama la famiglia Paolina, e addirittura lui neanche si considera bene il fondatore, ma si dice che il fondatore è San Paolo e che lui è stato il primo, il fratello maggiore, colui che ha preso da San Paolo e poi ha dato ai fratelli, e questa famiglia Paolina vuole essere diciamo così, la presenza di San Paolo vivo oggi. Perché San Paolo? Perché San Paolo è stato un grande apostolo che ha fatto fare un passaggio culturale del messaggio cristiano dalla mentalità ebraica alla mentalità greca e latina. E si è servito di questo di tutti i mezzi di comunicazione di allora. Anzitutto ha viaggiato molto, ha scritto molto, ha predicato molto. Ecco allora che l'Alberione ha voluto che la famiglia Paolina fosse San Paolo vivo oggi e si impegnasse a utilizzare tutti i mezzi di comunicazione sociale inventati dall'uomo, quelli che già esistono e quelli che ancora si scopriranno, si inventeranno, che venissero usati per annunciare la parola di Dio in maniera celere ed efficace. Celere significa che siano veloci, tempestivi, efficaci nel senso che abbiano un buon e favorevole impatto sulle persone che ascoltano la parola di Dio. E questa evangelizzazione viene considerata come il primo passo per entrare a far parte della comunità cristiana della Chiesa. C'è un episodio che può farci capire meglio la personalità di Don Alberione. Sì, Alberione era un uomo molto concreto, molto pratico, e un episodio molto incisivo è quando lui, attanagliato un po' da problemi di tipo economico per mandare avanti tutta l'attività editoriale, si è visto, ha firmato una cambiale con Dio, in cui lui si impegnava a pagare a Dio entro un determinato tempo determinate cose se Dio si impegnava a benedire e ad aiutarlo nella sua opera. E diciamo che lui ha dovuto poi pagare perché Dio ha mantenuto la sua parola. E questa cambiale è un pezzo di carta dove proprio l'Alberione, Don Giacomo Alberione, ha scritto sopra cambiale e dove mette i termini di questa cambiale, i beni ricevuti e i beni da restituire. Il suo messaggio è valido ancora oggi. Cosa direbbe vedendo il fiorire di notizie in internet, di siti internet e anche di giornali online? Lui ci stimolerebbe, anzi ci obbligherebbe a essere presenti in tutti i settori, gli ambiti di comunicazione, in modo che chi vuole possa inciampare nella parola di Dio. E non è possibile, anche perché tutto è stato creato da Dio e tutto è parola di Dio, e non è possibile che ci sia uno strumento, un mezzo, un qualcosa del creato, inventato, scoperto dall'intelligenza umana che non possa in qualche modo dare gloria e lode a Dio e portare la pace tra gli uomini.